Una giornata che ha riunito tanti fedeli attorno alla Fraternità dei Cappuccini di Campobasso, la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha celebrato il patrono d'Italia, Francesco d'Assisi, fondatore dell'Ordine Francescano. Francesco attira ancora oggi perché, come lo descrivono i suoi biografi, probabilmente è il somigliantissimo a Cristo. Tra i santi, potremmo dire anche e soprattutto tra i santi della nostra Italia, benché siano passati più di 8 secoli dalla sua nascita, continua ad attirare proprio per questa sua conformazione a Cristo. E il suo biografo più illustre, il Celano, lo chiama appunto un alter Christus. E quindi è come avere una forma vivente del Vangelo, ecco, come guida. E credo che sia questo il motivo per cui Francesco attiri ancora oggi tanta gente, uomini e donne, in diversi stati di vita, a seguire il suo esempio. Prima la messa, poi la processione per le strade della città, un segno di testimonianza. La processione purtroppo spesso viene snobbata, però il fatto di passare in mezzo alla città è sempre un modo per stimolare un po' anche quei cuori pigri, quelle persone che diciamo non credono o che sono molto, come dire, distanti dalla realtà cristiana cattolica. Noi speriamo che con queste piccole gocce che diamo possiamo avvicinare le persone. San Francesco, un santo molto amato da grandi e piccoli, il 4 ottobre rappresenta un'occasione per tutti i credenti per far conoscere e riscoprire gli insegnamenti del poverello d'Assisi, preghiera, meditazione e spirito missionario.